Ok, cominciamo. Cominciamo, per favore. Allora, innanzitutto lunedì c'è il compitino. A questo punto, la parola magica per farvi stare zitti. Allora, lunedì c'è il compitino, lo sapete. Allora, mi ha detto il professor Besolin che sulla lista c'è scritto che comincia alle 13, quindi comincerà alle 13. E quello che volevo dirvi è che sarà in due aule, questa aula, ma la seconda non sarà la LUF, ma sarà 1C150 in Torre Archimede, d'accordo? Quindi domenica, la lista si chiude sabato, domenica verrà messa diciamo, la lista con chi deve venire qui e chi deve andare in 1C150 in Torre Archimede, d'accordo? In questo modo, per il momento ci sono meno di 180 iscrizioni in lista, quindi con queste due aule ce la dovremmo fare, con un unico turno. Quindi il turno dovrebbe essere, comunque l'esame è di un'ora e mezza, e quindi dalle 13 alle 14.30. D'accordo? E una cosa aggiuntiva, visto che dobbiamo assolutamente sloggiare dalla 1C150 alle 14.30, bisogna che assolutamente l'esame inizi alle 13. Quindi, mi raccomando, siate chi deve, soprattutto quelli che devono andare in Torre Archimede, in 1C150, siano lì qualche minuto prima delle 13. D'accordo? Al limite una decina di minuti, così state tranquilli. Distribuiremo i fogli così con un minimo di anticipo, in modo tale che l'esame possa effettivamente partire alle 13. D'accordo? Quindi mi raccomando, niente LUF, anche se la vedete ancora prenotata per l'esame, perché non si sa mai, magari sabato notte arrivano 100 studenti che si iscrivono in lista al volo e quindi insomma la lista non è ancora chiusa, però nella situazione attuale ce la dovremmo fare con quest'aula e 1C150, d'accordo? Che è in torre, come ben sapete, quindi insomma fate attenzione. D'accordo? Questo è quello che volevo dirvi, sul compitino naturalmente. Allora, invece continuiamo quello che avevamo fatto ieri, cioè ci sono queste 5 forme per definire che cos'è il linguaggio di una grammatica libera da contesto e noi stavamo dimostrando che sono tutte equivalenti, d'accordo? E questo non è di per sé un risultato sorprendente, anzi è abbastanza ovvio, ma mi sembrava anche una buona occasione per comunque vedere come si procede, come si può procedere perlomeno in maniera, tra virgolette, economica, quando si affronta il problema di dimostrare l'equivalenza di varie cose diverse, d'accordo? Anziché... Abbiamo finito? Anziché procedere all'equivalenza di ciascuna singola coppia, si cerca di trovare un ordine, insomma, che sia quello più naturale tra i diversi concetti e poi si cerca praticamente di fare delle dimostrazioni ad anello che tornano al punto di partenza. In questo modo si riesce a dimostrare, con relativamente poche dimostrazioni, l'equivalenza di tutte le cose in esame. Quindi nel nostro esempio l'anello funzionava più o meno così, partivamo dall'inferenza ricorsiva, dimostravamo che questo l'abbiamo già fatto ieri, se c'è l'inferenza ricorsiva di una certa stringa, dimostriamo che allora c'è un albero sintattico per quella stringa. Dopodiché, questo lo dobbiamo fare oggi, se c'è un albero sintattico dobbiamo dimostrare che allora esiste una derivazione leftmost e anche rightmost, dopodiché se ce n'è una leftmost o rightmost allora c'è anche una derivazione, questa è la prova più semplice ovviamente perché leftmost o rightmost sono derivazioni come tutte le altre, quindi
questo è assolutamente triviale. Dopodiché finalmente chiudevamo l'anello, diciamo, dimostrando che se c'è una derivazione, allora c'è anche una inferenza ricorsiva, d'accordo? Quindi questa è la strada che stiamo percorrendo. Il primo passo era questo teorema, d'accordo? L'abbiamo dimostrato ieri, quindi non lo guardo più, a parte il fatto che nel passo induttivo c'è questa... Vabbè. Nel passo induttivo funzionava così, diciamo, quindi noi abbiamo, naturalmente nel passo induttivo che cosa succede? Abbiamo un'inferenza ricorsiva che usa una certa produzione e per tutti i simboli che appaiono nella parte destra di questa produzione abbiamo naturalmente un'inferenza ricorsiva che dimostra che questi simboli possono generare W1, W2, WN. E l'ipotesi induttiva ci dice che se abbiamo un'inferenza ricorsiva su questi simboli, ovviamente l'inferenza ricorsiva avrà meno passi di quella che stiamo considerando adesso, quindi possiamo usare l'ipotesi induttiva, che dimostra che abbiamo quindi degli alberi di derivazione che corrispondono alla generazione di questi pezzettini di stringa, e quello che dobbiamo fare per completare la dimostrazione è semplicemente, fondamentalmente, montare questi piccoli alberi di derivazione dentro un albero più grande che comincia con la stessa produzione usata per l'inferenza ricorsiva. D'accordo? Quindi era relativamente semplice la faccenda, l'avevamo ricordato anche in pratica, insomma, con questa inferenza ricorsiva. E avevamo detto, guardate quest'ultima riga, significa che E può derivare questa stringa usando la produzione 3 e usando le inferenze ricorsive che abbiamo numerato 5 e 8, d'accordo? Quindi l'induzione si basa sul fatto che ci sono alberi di derivazione che corrispondono all'inferenza ricorsiva 5 e anche all'inferenza ricorsiva 8, e l'albero di derivazione che corrisponde all'ultima riga lo costruiamo semplicemente montando questi due piccoli alberi, dove diciamo montandoli sulla parte destra, sulle variabili della parte destra della produzione 3, che è questa. Quindi i due alberi li montiamo uno sul primo E e il secondo sul secondo E e otteniamo quindi un albero di derivazione per l'intera stringa che ci interessa, che è questa. D'accordo? Quindi, in sostanza, possiamo vedere in pratica come funziona la dimostrazione del teorema, diciamo, basandoci su questo esempio, che credo renda un pochino più chiaro che cosa sta succedendo. D'accordo? Spero almeno. Quindi, adesso che cosa succede? Cosa sarà il prossimo teorema? L'ho già annunciato, assumeremo di avere un albero di derivazione della nostra grammatica, naturalmente, che genera, che ha come prodotto una certa stringa W, e vogliamo dimostrare che allora esiste una derivazione, leftmost per esempio, d'accordo, della stessa stringa a partire dal simbolo che è la radice del nostro albero di derivazione. Ok? Quindi questo sarà il prossimo passo. Per correre indenni questo passo ci conviene però avere una proprietà molto importante che ci servirà lì per il prossimo passo, ma anche in generale, diciamo, per molte altre cose. E questa proprietà è quella che si chiama libera dal contesto, in effetti ve ne ho già parlato, in effetti dà il nome alle grammatiche, libera dal contesto, e la possiamo esprimere con un esempio, d'accordo? Con un esempio, quindi prendiamo la solita grammatica delle espressioni che abbiamo appena esaminato, d'accordo? E converrete con me, voglio sperare perlomeno, che questa è una derivazione della nostra grammatica. Quindi a partire da E posso generare la variabile I, a partire da I posso generare IB e poi AB, d'accordo? Questo lo posso fare. È una derivazione della nostra grammatica delle espressioni, ok?
è leftmost, vabbè, è anche rightmost, visto che c'è sempre solo una variabile, e quindi non c'è scelta possibile, però è una derivazione, questo è quello che importa. E qual è allora diciamo, il concetto che ci interessa mostrare adesso? Allora, che se io prendo una qualunque, anzi due, una coppia qualunque di forme sentenziali alfa e beta, d'accordo? Spero che vi ricordiate che cosa sono le forme sentenziali. E metto il non terminale e in mezzo a queste due, a questa coppia alfa e beta, allora esiste una derivazione, d'accordo? Che è quella che vedete qui. È la stessa derivazione che abbiamo vista qui, ma naturalmente le forme sentenziali che sono raggiunte sono, diciamo, una specie di prosciutto dentro il sandwich costituito da alfa e beta, d'accordo? Alfa e beta. Quindi io parto da E sandwichato con alfa beta, lo sostituisco con I sandwichato con alfa e beta, insomma, ecco, questa è una stupida similarità, però molto chiara. Ok? Quindi che cosa significa questo? Fondamentalmente significa che io posso, quando ho una derivazione come questa, d'accordo, la posso inserire in qualunque contesto e questa derivazione continua a funzionare esattamente uguale, proprio perché le nostre grammatiche sono libere dal contesto, si chiamano libere dal contesto proprio per questo, perché rendono vera questa proprietà, d'accordo? Questo dovrebbe essere un altro esempio in cui ho riscritto, secondo questa derivazione qui, questo E, d'accordo? Quindi l'ho inserito in un contesto sensato, d'accordo? In un contesto sensato per la grammatica che stiamo esaminando, E viene sostituito con I, I con il B e finalmente viene generata B. Quindi la nostra derivazione funziona tranquillamente in qualunque contesto, per esempio questo qui. Ok? Allora, quindi la derivazione è libera dal contesto. C'è qualcuno che ha qualche osservazione, a proposito di questo esempio? Questo esempio qui, blu, diciamo. Io ce l'ho. È un dettaglio, però qui i dettagli sono importanti, c'è poco da fare. Quindi? Niente? Vabbè, è un dettaglio, lo ripeto, non è una cosa veramente sbagliata, però è una cosa che a me salta agli occhi. Allora, quando io penso ad alfa e beta come forme sentenziali, per esempio, non mi piace tanto il fatto che se io cerco di trovare qui l'alfa e il beta in questo esempio, mi viene fuori che per esempio il beta è semplicemente la parentesi chiusa. D'accordo? Quindi sì, ok, la definizione di forme sentenziali dicono che sono sequenze di terminali e variabili e quindi anche la parentesi chiusa può essere una forma sentenziale, ma insomma è un pochino particolare, ecco. Solo questo osservavo e lo stesso vale per alfa che è E più parentesi aperta. D'accordo? Forse non è quello che uno si aspetterebbe con forma sentenziale. Solo questo. Però è una forma sentenziale rispetto alla definizione di forma sentenziale. Ok? Vabbè, comunque questo è un dettaglio. Quello che importa è il fatto che le derivazioni funzionano, tra virgolette, in qualunque contesto noi mettiamo la variabile iniziale. D'accordo? La variabile può essere sostituita come detta la particolare derivazione che stiamo considerando, indipendentemente dal contesto in cui si trova la variabile. Alfa e beta, ok? Quindi questo è un fatto che noi teniamo da parte e che useremo certamente nel prossimo teorema. Quindi il prossimo teorema cosa ci dice? Abbiamo una grammatica come al solito, libera da contesto, supponiamo che esista un albero sintattico con una radice A e un prodotto W, naturalmente in T star, allora esiste una derivazione leftmost. Così, d'accordo? Come vedete, leftmost. Quindi è quello che avevo già preannunciato, però
per i leftmost. Chiaramente questa dimostrazione funzionerà nella stessa maniera anche se noi richiederemo l'esistenza di una derivazione rightmost, quindi ne faremo una sola di queste prove. Come funziona la dimostrazione? Funziona per induzione, tanto per cambiare, sull'altezza dell'albero. D'accordo? Quindi noi stiamo assumendo di avere l'albero, quindi ci possiamo facilmente fare induzione sopra. La base è che l'albero abbia altezza 1. Allora, mi raccomando, si tratta di un albero che produce come prodotto o la stringa vuota oppure una stringa di terminali. D'accordo? Quindi l'albero sarà una cosa così, la sua altezza è 1, il che significa che l'albero fondamentalmente rappresenta l'applicazione di una produzione sola, ok? Produzione che avrà A, la radice dell'albero, come parte sinistra, e W, la stringa di terminale oppure la stringa vuota, come parte destra della produzione. A questo punto, chiaramente, se la produzione A freccia W è nella grammatica, chiaramente abbiamo anche una derivazione corrispondente all'uso di questa regola. D'accordo? Quindi quello che noi vogliamo dimostrare nel caso di altezza 1 è banale fondamentalmente. D'accordo? Ci siamo? Tutto chiaro? Ok, quindi ci importa naturalmente il passo induttivo. Passo induttivo, come vedete, c'è una figura abbastanza simile a quella che abbiamo usato nel teorema precedente, ma il significato è diverso. Questo è, quindi noi assumiamo naturalmente di avere un albero di derivazione di altezza n, con n maggiore di 1. D'accordo? Allora questo albero comincerà naturalmente, il top dell'albero partirà con una produzione, sapete, ok? Una produzione la cui parte destra sarà x1, x2, xn, dove ciascuno di questi x può essere un terminale o una variabile, come al solito, d'accordo? E visto che l'albero ce l'abbiamo, non è che ce lo stiamo inventando o stiamo dimostrando che esista, ma proprio ce l'abbiamo, ognuno di questi x1, xn sarà radice di un sotto albero di derivazione che avrà come prodotto W1, W2, Wn. Chiaramente W, che noi assumiamo essere il prodotto dell'intero albero, sarà la concatenazione di queste piccole stringhe W1, Wn. Ok? Allora, ovviamente questa è una figura generale, alcune o anche tutte, d'accordo? Però se fossero tutte, diciamo in qualche modo, significherebbe che sto rifacendo la base e noi non vogliamo rifare la base, quindi almeno uno di questi simboli sarà una variabile, ma arbitrariamente da n-1 fino a 0 simboli x potrebbero anche essere terminali, nel qual caso chiaramente il terminale, se questo x1 fosse un terminale, allora significherebbe che W1 coinciderebbe con x1, il terminale. D'accordo? Quindi ogni terminale deriva se stesso, fondamentalmente, con un albero vuoto. E quindi il terminale coinciderebbe con quello che ho chiamato W1, 2, 3 corrispondente. D'accordo? Quindi allora abbiamo la produzione A freccia nella nostra, se questo è l'albero, l'abbiamo anche usato questo fatto nella definizione stessa di albero, se questo è un albero di derivazione, allora A freccia x1, x2, xn è nell'insieme delle regole della nostra grammatica, d'accordo? E poi abbiamo quello che ho già detto, se xi è terminale, allora naturalmente wi coincide con lui, con xi stesso, se invece è variabile, allora è radice di un albero di altezza minore di n, naturalmente n è l'altezza del nostro albero, e prodotto wi. Questo che i sottoalberi abbiano altezza minore di n è importante perché ci consente naturalmente di usare, d'accordo? L'ipotesi induttiva. E che cosa ci dice l'ipotesi induttiva? Che
Prendiamo un albero, d'accordo? Nel caso di un albero vuoto, cioè nel caso in cui X sia un terminale, non abbiamo niente da dire, d'accordo? Corrisponde alla derivazione vuota. A, terminale A, piccolo, deriva se stesso, in zero passi. Quindi è una derivazione banale. Però prendiamo per esempio il secondo e assumiamo che x2 sia una variabile. Quindi qui avremo una qualche forma di albero di derivazione. L'altezza di questo albero è certamente minore di n, di quella totale, e quindi possiamo usare l'ipotesi induttiva che ci dice che c'è una derivazione leftmost da x2 fino a derivare la stringa di terminale w2. Ok? Quindi abbiamo tutte queste derivazioni, alcune vuote, altre no. D'accordo? Per ciascuno dei simboli x1, x2, x3, xn. Ok? A questo punto, per avere la derivazione che produrrà leftmost, naturalmente, che produrrà tutta la stringa, che cosa dobbiamo fare? Beh, certamente il primo passo di questa derivazione sarà l'uso di questa produzione qua. D'accordo? Dopodiché prendiamo, visto che viene richiesta una derivazione leftmost, prendiamo il primo x, x1, d'accordo? Se x1 è terminale, non abbiamo niente da fare, lo lasciamo lì e passiamo al prossimo. Quindi ci fermeremo alla prima variabile, d'accordo? Partendo da sinistra a destra, ok? E che cosa succederà? Che i prossimi passi di derivazione che noi faremo saranno quelli che, per ipotesi induttiva, corrispondono all'albero di quella variabile, d'accordo? Ci siete? E qui naturalmente che cosa succede? Che noi stiamo usando la proprietà di essere liberi dal contesto che abbiamo visto prima, d'accordo? Perché mettiamo che la prima variabile sia x2, tanto per fare un esempio, d'accordo? Chiaramente io devo prendere la derivazione leftmost che c'è qui, ok? Che per ipotesi induttiva corrisponde a questo albero di derivazione, e devo in qualche modo continuare la mia derivazione usando i passi di questa derivazione qua. I passi sono leftmost, naturalmente, per quanto riguarda questa derivazione, ma devo dimostrare che continueranno ad essere leftmost rispetto alla derivazione globale. Che cosa mi garantisce che questo sia vero? È il fatto che ho scelto la prima variabile da sinistra a destra tra queste variabili qua, d'accordo? Solo questo basta, e poi la proprietà di essere liberi dal contesto ci garantisce che noi la derivazione la possiamo sostituire, metterla in qualunque contesto, d'accordo? Quindi che cosa succede? Il primo passo della derivazione leftmost, che parte da A e deve arrivare a dimostrare tutta la stringa, diciamo, userà la produzione che abbiamo visto A freccia x1, x2, xn come primo passo, d'accordo? Dopodiché, che cosa succederà? AX1 sostituirà, assumendo che non sia già terminale, quindi non c'è niente da fare, sostituirà, diciamo, io posso continuare la derivazione usando i passi che sono di una derivazione leftmost per x1, diciamo, che sono presenti per ipotesi induttiva. Spero che, dopodiché, quando ho finito questo, passerò al prossimo, naturalmente considerando solo le variabili, ma da sinistra a destra. Questo mi garantisce di ottenere una derivazione leftmost. D'accordo? Se mi dimenticassi questa cosa, chiaramente anche se le singole derivazioni che sto mettendo insieme sono leftmost, otterrei una derivazione totale che non lo è più. D'accordo? Quindi devo stare molto attento all'ordine in cui io faccio queste cose qua. Chiaramente se mi interessa, invece di una derivazione leftmost, mi interessasse
una derivazione rightmost, dovrai fare esattamente la stessa cosa, ma chiaramente considerando le variabili da destra verso sinistra, quindi da xn verso x1. D'accordo? Procedimento identico e naturalmente l'ipotesi induttiva però mi deve dire che per i singoli xi che siano variabili c'è una derivazione rightmost. Ok? Tutto a posto? Allora, un esempio, direi che è abbastanza semplice questa cosa, e un esempio che abbiamo già visto è la derivazione nella nostra grammatica delle espressioni della solita stringa A per parentesi A più B00, se non vado errato. Allora, cosa succede? Cosa possiamo fare? Beh, il passo induttivo che ho cercato appena adesso di spiegarvi, fondamentalmente che cosa fa? Questa è la produzione al top, d'accordo? La produzione al top. Quindi la derivazione che noi stiamo cercando di costruire inizierà con l'applicazione di quella produzione là, d'accordo? Dopodiché l'ipotesi induttiva mi dice che il fatto che questo pezzettino, questo sottoalbero di derivazione esista ed è di altezza più piccola, come vedete, dell'intero albero, d'accordo? Possiamo usare l'ipotesi induttiva che ci dice che a partire da E posso derivare A con una produzione left, con una derivazione leftmost, ok? Dopodiché, naturalmente, la stessa cosa, anche se un po' più lunga, la posso fare qui, perché anche questo sottoalbero qui è più piccolo dell'intero albero, d'accordo? Quindi l'ipotesi induttiva mi dice che esiste una derivazione che da E arriva con passi leftmost a derivare questa parte qua, d'accordo? E quindi la derivazione leftmost totale che cos'è? Comincia con la prima produzione, quindi E per E, d'accordo? Dopodiché, usando la proprietà di essere context free, usa la derivazione di 1 per espandere il primo E. E questo io l'ho indicato in maniera intuitiva, così ho sostituito di 1, ho dato un nome alla derivazione, d'accordo? Ok, è solo intuitiva questa cosa. Ho dato un nome alla derivazione, quindi significa che questo E lo posso espandere utilizzando la derivazione di 1, d'accordo? Il resto del contesto per E resta lì, tranquillo, dopodiché naturalmente qui, questa derivazione qui deriverà A, ovviamente, e passerò a il secondo E per cui, e lo espanderò con la derivazione leftmost di 2, d'accordo? E questo l'ho indicato con questo di 1 per di 2. La cosa importante da capire è che anche a livello di derivazione nuova che sto costruendo, la derivazione è leftmost. D'accordo? E questo è garantito dal fatto che ho espanso prima l'E più a sinistra. Insomma, è ovvio, sarei proprio un buzzurro se avessi, cioè cerco la leftmost, è ovvio. Però è una cosa che va osservata e ci fa funzionare la prova, insomma. Se no non funzionerebbe. Ci siamo? Tutto a posto? Ok, è ovvio, l'ho anche rimarcato appena adesso, che esiste un analogo teorema per le derivazioni rightmost, d'accordo? Quindi a questo è anche ovvio, non è neanche scritto lì, che se io ho una derivazione che sia leftmost, che sia rightmost, ho una derivazione, d'accordo? È ovvio questa cosa, perché rightmost e leftmost sono comunque derivazioni, quindi va benissimo. Quindi, tornando al nostro circuito iniziale, accidentaccio, siamo arrivati qua, in effetti, a questo punto siamo arrivati qui con i due teoremi che abbiamo fatto e le osservazioni che ho appena fatto. D'accordo? Quindi,
cosa facciamo adesso? Ci serve semplicemente l'ultimo passo, che è questo, cioè noi assumiamo di avere la solita grammatica, una derivazione, per esempio leftmost, d'accordo? Per esempio leftmost, non c'è bisogno, potrebbe essere qualunque, che deriva da una stringa di terminale W e dobbiamo dimostrare che allora esiste un'inferenza ricorsiva che dimostra che W appartiene al linguaggio generato da A. Ok? Allora, si procede come sempre per induzione sulla lunghezza della derivazione che stiamo considerando. La lunghezza 1 esiste a W in R con W in T star, d'accordo? Quindi siamo nel caso base che avevamo visto anche per il precedente teorema. Abbiamo un albero che consiste, che ha, scusatemi, una derivazione di lunghezza 1 che deve produrre una stringa di terminale oppure la stringa vuota, quindi chiaramente questo è possibile solamente con l'applicazione di un'unica produzione, di un unico passo, diciamo, che consiste della produzione A freccia W. E quindi, se vi ricordate vagamente come viene calcolata la prima riga, le prime righe della tabella dell'inferenza ricorsiva, dovreste ricordarvi anche che naturalmente si cercano proprio produzioni di questo tipo, d'accordo? Per dimostrare che una certa variabile può derivare W, si cerca all'inizio solamente produzioni A freccia W, d'accordo? Essendo la prima riga, non si sa nulla d'altro e quindi bisogna basarsi solamente sulle produzioni che in un colpo solo derivano stringhe terminali oppure epsilon. Quindi la base è molto semplice, è simile a quella del teorema precedente. Adesso supponiamo che esista una derivazione leftmost con n più 1 passi e che l'enunciato valga per ogni derivazione di n o meno passi, d'accordo? Notate, questa è l'ipotesi induttiva scritta in maniera molto carina, secondo me. E naturalmente la derivazione dovrà cominciare con una produzione di R che, come al solito, scriviamo in forma generale come A freccia x1, x2, xn, d'accordo? È una derivazione, ma in realtà si tratta dell'applicazione di una regola, d'accordo? Come prima, x1, x2, xn possono essere terminali o variabili, non lo sappiamo, d'accordo? Allora, che cosa succede se questo è il primo passo? Naturalmente significa che ognuno di questi simboli qui, x1, xn, avrà la responsabilità di un pezzettino di W, ok? Magari anche un pezzettino vuoto, però un pezzettino di responsabilità ce l'avrà di sicuro. Quindi che cosa succede? Possiamo scomporre W in n pezzettini, uno per ciascuna di queste. Ragazzi, mi raccomando, non pensate che ci sia un'unica maniera di fare questa scomposizione, Ce ne possono essere un sacco. A noi ne prendiamo una qualsiasi, non importa. Ok? Allora, quindi, se xi è terminale, allora naturalmente il suo pezzettino sarà lui stesso. Se xi è variabile, allora ci sarà una derivazione leftmost, perché stiamo assumendo di considerare derivazioni leftmost, che avrà al più n passi, naturalmente, perché un passo l'abbiamo tolto. Ok? Quindi possiamo usare l'ipotesi induttiva. E quindi cosa significa? Che, quindi siamo nel caso della variabile qui, che c'è una tabella dell'inferenza, d'accordo, ricorsiva, che dimostra che WI è generabile da XI. D'accordo? A questo punto veramente la prova è fondamentalmente completata, perché voi, spero vi ricordiate, come funziona la costruzione di una nuova riga, d'accordo? Allora, se noi vogliamo costruire una nuova riga che dimostra che A possa generare una nuova stringa, d'accordo? Dobbiamo scegliere una produzione, allora prendiamo questa produzione qui, d'accordo? E allora l'ipotesi induttiva ci dice che per tutti
tutti questi simboli x1 xn, esiste un'altra riga, d'accordo? Un'altra riga che dimostra esattamente che ciascuno di questi simboli può derivare il suo pezzettino di stringa WI corrisponde. Ok? E quindi che cosa facciamo? Beh, la nuova riga della nostra tabella userà, dirà, ok, ho usato questa produzione qui, e ho usato la riga che corrisponde alla derivazione che dice che x1 può derivare w1, poi l'altra la riga che mi dice che x2 può derivare w2 e così via. E l'ipotesi induttiva ci dice che nella tabella ci sono queste righe, sono calcolabili, d'accordo? E quindi il passo di costruzione, diciamo ricorsivo di costruzione della tabella, dice che possiamo costruire una nuova riga esattamente che dice che A può derivare tutta W. Ok? Ci siete? Perché abbiamo righe che corrispondono ai diversi pezzettini. Ok? Quindi se vogliamo di nuovo tornare alla tabella che ho usato prima, d'accordo? Quando sono qui e voglio costruire questa riga, io devo usare la 5 e la 8 e di nuovo l'ipotesi ricorsiva, l'ipotesi induttiva, ci dice che 5 e 8 ci sono, li ho calcolati ed è tutto quello che mi serve per scrivere questa riga qua, per aggiungere questa riga qua, d'accordo? E quindi la costruzione della mia tabella fondamentalmente riflette la derivazione leftmost da cui partivo. Ci siete? Ripeto, il fatto che sia leftmost è irrilevante. Ok? Va bene. Quindi a questo punto abbiamo finito il nostro giro dei 5 formalismi e abbiamo dimostrato che sono tutti e 5 assolutamente equivalenti. Quindi a seconda del caso possiamo scegliere quello che ci piace di più. Derivazioni, alberi sintattici. Allora c'è una differenza equivalente rispetto a, diciamo, l'indicazione di che cosa viene generata dalla grammatica, però devo constatare una cosa, che gli alberi sintattici ci danno maggiori informazioni rispetto alle altre cose, perché in qualche modo l'albero sintattico proprio mostra la struttura della stringa, del prodotto dell'albero stesso. D'accordo? E questa è un'informazione che può essere molto molto interessante, soprattutto quando il prodotto è un programma che noi vogliamo compilare. D'accordo? Cioè, quindi se stiamo esaminando un programma e vogliamo tradurlo in un altro linguaggio, in un programma scritto in un altro linguaggio che sia equivalente, chiaramente è molto importante capire la struttura del programma che stiamo traducendo. E l'albero è il nostro fratello, praticamente, ce lo dice, quindi è essenziale. D'accordo? Quindi tutti gli analizzatori sintattici che vengono usati nei compilatori, in qualche forma, costruiscono un albero sintattico. D'accordo? Perché proprio senza l'albero sintattico siamo fritti. È assolutamente essenziale. Ok, adesso c'è l'esercizio, dove siamo? Sì. 5-2-1, che è un esercizio molto semplice, in effetti fa riferimento alla grammatica dell'esercizio 5-1-2. Quindi la grammatica è questa, l'abbiamo già vista ieri. D'accordo? Abbiamo visto ieri, abbiamo anche discusso sul fatto che questa grammatica deriva un linguaggio regolare e l'abbiamo anche trasformata in una grammatica right linear, se vi ricordate, con un piccolo trucco. Allora, che cosa? Ieri abbiamo visto come scrivere, come trovare una derivazione leftmost, se non vado errato anche rightmost, che derivi la seguente stringa. Adesso l'esercizio richiede
di trovare un albero sintattico che abbia come prodotto questa stringa, d'accordo? La cosa non è difficile, naturalmente, quindi SA1B, per forza dobbiamo partire da S, su questo non c'è dubbio. A produrrà che cosa? 0A, dopodiché dobbiamo fare due zeri, quindi 0A, dopodiché A va via, quindi diventa epsilon. B che cosa farà? Farà prima 0B e poi 1B e poi va via. Ok? Questo è l'albero sintattico che deriva questa stringa qui, poi ci sono altre stringhe, 1, 0, 0, 1, per esempio, ecco, questa è già un pochino più noiosina, insomma, perlomeno bisogna fermarci un secondo a capire che cosa succede qui, perché naturalmente, ma ci aiuta la considerazione del fatto che in tutte le stringhe terminali ci deve essere un 1 fisso da qualche parte. E quindi qui era questo, naturalmente, d'accordo? Qui non è chiarissimo dove sia, potrebbe essere questo, ma in realtà, se uno ci pensa su un po', deve essere per forza questo, perché altrimenti se fosse questo, naturalmente la stringa 100 non può essere derivata da A e quindi saremmo fritti. Quindi in questo caso la derivazione sarebbe. Cerco di farla piccola piccola, quindi A1B, d'accordo? Dopodiché A se ne va subito e tutto il resto lo fa B, naturalmente. Quindi deve generare 0B, poi deve generare 0B di nuovo, poi deve generare 1B e poi naturalmente deve diventare epsilon. E così. Questo sarebbe l'albero di derivazione che genera quella stringa lì. Poi ce n'è anche un'altra, guarda, insomma, spero che siano cose abbastanza semplici, insomma, no? D'accordo? Diciamo che sono abbordabili queste cose qua. Ok? Però, mi raccomando, sinceratevi che le capite veramente. Ok? Allora, poi che cosa c'è? C'è l'intervallo. Ok? Facciamo l'intervallo, sì? Ok, andiamo avanti. Dunque, sto seguendo più o meno quello che c'è sul testo e sul testo parla di applicazioni delle grammatiche libere da contesto. Ve l'avevo già accennato all'inizio del corso, le grammatiche servono per il parsing, cioè l'analisi sintattica dei programmi, e questa è una parte molto importante dei compilatori, d'accordo? Quindi, e questa cosa in effetti, diciamo, data dagli anni 60 ad oggi, quindi è un successo che dura nel tempo, funziona, quindi viene usato, e possiamo dire subito che, cos'è che, no, non è qui, sì, va bene, che questo successo delle grammatiche libere da contesto nella specifica della sintassi dei linguaggi di programmazione ha portato anche già da moltissimi anni, in effetti, naturalmente con progressi, insomma, con progressi successivi, ma fondamentalmente ha portato alla definizione, costruzione e realizzazione di programmi che sono capaci di generare analizzatori sintattici in maniera automatica, d'accordo? Quindi che cosa il più famoso di questi programmi si chiama YAC, d'accordo? YAC sarebbe Yet Another Compiler, in effetti, questo sarebbe lo pseudonimo perché che significa che già quando nacque YAC negli anni 70, se non vado errato, ce n'erano già parecchi. Yet Another vuol dire di nuovo un altro, ecco un altro compiler, d'accordo? I generatori automatici di parser si chiamano in maniera un po' stringata compilatori di compilatori, ecco, quindi compiler. Allora cosa fa YAC e i suoi fratelli?
Beh, semplicemente si aspetta da chi lo usa una specifica di una grammatica libera da contesto. Naturalmente, sto andando dalla parte sbagliata. Naturalmente, in una sintassi particolare, d'accordo? Quindi, diciamo, l'utente di Yak deve fornire a Yak una grammatica libera da contesto che segue, scritta in una maniera che segue, insomma, delle regole, ovviamente, delle regole formali. E fondamentalmente è una grammatica libera da contesto, d'accordo? Non è che ci sia chissà che d'altro. E che cosa fa Yak quando riceve questa grammatica libera da contesto? Fondamentalmente cerca di generare automaticamente un parser per il linguaggio che ha, per qualunque linguaggio in effetti, che abbia quella sintassi, cioè la sintassi specificata dalla grammatica che gli abbiamo dato, semplicemente, d'accordo? Quindi l'esistenza di cose come Yak hanno portato alla costruzione di un parser che poteva richiedere settimane a gente piuttosto scafata, diciamo, a lavoro di una mezza giornata in sostanza. D'accordo? Naturalmente non è che qualunque grammatica noi forniamo a Yak sia capace per miracolo di costruire un parser, ma probabilmente se la nostra grammatica ha qualche problemino, Yak ci dice c'è questo problemino e quindi l'utente può cambiare leggermente la grammatica in modo tale da farla funzionare, d'accordo? Questo spiega anche finalmente forse alcune cose che uno si è sempre chiesto quando programma e perché maledizione ci vogliono sempre i punti virgola a un certo punto oppure no, le parentesi graffe devono essere per forza lì, insomma ci sono queste regole molto noiose. Da seguire, beh, quelle regole spesso consentono a Jaco o chi per lui di costruire automaticamente il parser, altrimenti non ci si riuscirebbe semplicemente. Infatti, andando avanti comunque in questo corso, vedremo insieme che non tutte le grammatiche libere da contesto si possono, diciamo, possono ammettere dei parser, degli analizzatori sintattici che funzionino, d'accordo? Ci sono grammatiche che sono troppo complicate e non ammettono un parser, d'accordo? Ne vedremo alcune, ne discuteremo un pochino come anche in alcuni casi come modificare una data grammatica che non funziona in una che funziona, d'accordo? Ma esiste effettivamente una sottoclasse dei linguaggi liberi da contesto, e osservate che sto parlando di linguaggi, in questo momento, non di grammatiche, esiste un sottoinsieme di linguaggi liberi da contesto che possono essere parsati, diciamo, d'accordo? E altri quindi che non si possono parsare, semplicemente, d'accordo? O almeno non si possono parsare in maniera che sia, diciamo, accettabile dentro un compilatore. Ok? Ma insomma, vabbè, questo a suo tempo cercheremo di vedere qualche cosa. E allora, questo è un semplice esempio di come diciamo, grammatica libera da contesto potrebbe essere fornita a Yak, d'accordo? Cioè il formato semplicemente della descrizione. Come vedete, questo sarà una variabile, questo pure, in effetti, questa pure, e le sbarre sono le sbarre che abbiamo già l'abitudine, d'accordo? Sono semplicemente delle possibili produzioni e vedete che, insomma, ci sono dei piccoli accorgimenti, per esempio i simboli terminali devono essere messi tra apici, d'accordo? Ma sono delle sciocchezze. In effetti, insomma, dei dettagli tecnici, però una cosa abbastanza rilevante è che corrispondentemente a ciascuna produzione, chi scrive la grammatica può, tra parentesi graffa, inserire delle azioni da fare, diciamo, consigliate da fare quando quella produzione verrà usata durante l'analisi sintattica. D'accordo? Quindi, in effetti, se chi vuole usare Yak è capace o vuole farlo, può in qualche modo dare a Yak stesso dei compiti, d'accordo, da eseguire durante l'analisi sintattica. Però alla fine l'analizzatore sintattico o parser, che dir si voglia, quando possibile, perlomeno cioè quando la grammatica si rivela,
di un tipo accettabile da IAC, allora viene fatto, viene prodotto automaticamente. D'accordo? Questo naturalmente è un grosso merito delle grammatiche libere da contesto che permettono di fare qualche cosa. Qualcosa di questa roba qui la vedrete nel progetto alla fine del mese, d'accordo, che vi ha promesso il professor Besolini. Quindi dovrebbe, lì dovreste vedere qualche cosa. Allora, ci sono nell'analisi sintattica, appunto, delle regole che tutti quanti conosciamo, per esempio il fatto che se si apre una parentesi tonda bisogna anche chiuderla, d'accordo? Che ho fatto? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Tutto a posto? Tutto ok? Mi sembrava di sì, ma boh. Questa è una cosa che tipicamente viene controllata dall'analizzatore sintattico e quindi possiamo scrivere grammatiche libere da contesto che, diciamo, esprimono questa proprietà. Ogni parentesi aperta deve avere una corrispondente parentesi chiusa, d'accordo? E non ci possono essere accavallamenti, cioè se non si può mettere una parentesi aperta dentro una coppia di parentesi aperta chiusa quando la chiusa di quella dentro sta fuori, d'accordo? Quindi le coppie di parentesi devono essere annidate in maniera corretta, naturalmente, d'accordo? Mi spiego? E quindi questa va bene, direi, anche se bisogna contare un po', naturalmente queste qui e queste qui non vanno bene, d'accordo? Non sono bilanciate, si chiamano bilanciate. La grammatica per le, che genera linguaggi costituiti da parentesi bilanciate, GBAL è costituita da un'unica variabile, come vedete, B, naturalmente, i terminali sono solo le parentesi, aperta e chiusa, le regole le vediamo tra un secondo e B è l'unica variabile, quindi è molto semplice, naturalmente, perché che cosa succede? Che una stringa bilanciata può essere costituita da varie sottostringhe a loro volta bilanciate, d'accordo? Quindi abbiamo bisogno di questa produzione qui, che in effetti ci permette semplicemente di generare tante sottoespressioni bilanciate, una attaccata all'altra, semplicemente. Poi per ciascuna singola sottoespressione, perché sia bilanciata, basta naturalmente che ogni volta che generiamo una parentesi aperta ci sia anche una corrispondente parentesi chiusa, d'accordo? Quindi se noi ragioniamo qui induttivamente, se assumiamo quindi per ipotesi induttiva che il B che sta dentro le parentesi può generare solo stringhe bilanciate, chiaramente aggiungendo una parentesi aperta all'inizio e una parentesi aperta alla fine otterremo sempre una nuova stringa bilanciata, d'accordo? Quindi si vede, cioè ragionando induttivamente ma in maniera molto intuitiva, si vede che queste produzioni funzionano nel senso che produrranno solamente stringhe bilanciate. E naturalmente questa è una cosa, un'osservazione. Se vogliamo dimostrare che questa cosa sia vera, abbiamo bisogno naturalmente di una prova induttiva che consiste di due parti. Una, che tutte le stringhe generate da questa grammatica sono bilanciate, e la seconda, che tutte le stringhe bilanciate possono essere generate da questa grammatica. Entrambe le parti verranno, probabilmente useranno, anzi sicuramente, un'induzione. Ok? Quindi una cosa è dire, bah, si vede, e un'altra cosa è dimostrare che le cose funzionano. Ok, è facile dimostrare che non è regolare, usando il pumping lemma. Funziona esattamente come abbiamo già visto con i palindromi, d'accordo? È veramente molto semplice. Basta mettere tante stringhe, tante aperte, più di n a quel punto, abbiamo già fatto. Ok, sì, ci sono anche altre, diciamo, ovviamente questa è una semplificazione molto forte, ci sono anche altre cose che devono sempre avere una cosa aperta, diciamo, una cosa chiusa corrispondente, ma nei linguaggi di programmazione ci sono anche delle cose che possono ammettere, diciamo, più parentesi aperte che parentesi chuse. Per esempio gli if else, d'accordo? Nei linguaggi di programmazione. Quindi
In generale, in un linguaggio di programmazione ci sono i condizionali, naturalmente, i condizionali possono avere l'else oppure no. E quindi abbiamo if, l'espressione, poi la condizione ramo then, diciamo, oppure if espressione, ramo then, ramo else. Quindi abbiamo queste due possibilità che noi possiamo, diciamo, rappresentare in maniera sintetica con questa grammatica qui. D'accordo? Quindi questo rappresenta l'if senza l'else, questo rappresenta l'if con l'else. Ok? Esattamente le due condizioni. Allora che cosa succede? Naturalmente questa stringa EI non va, non appartiene al linguaggio, perché c'è un else prima di un if. Anche questa non va, naturalmente, I, E, perché per ogni E ci deve essere almeno un I che precede, tra l'altro, d'accordo? Mentre I, E, questa roba qui funziona, d'accordo? È giusta. E allora su questo, cioè appartiene al linguaggio, scusatemi. Allora, a questo proposito, volevo attirare la vostra attenzione sull'esercizio 5.4.2, come vedete lì, che chiede che la grammatica dell'esercizio, che l'esercizio fa riferimento all'esercizio precedente, ed è un esercizio che riguarda la seguente grammatica, che fondamentalmente è quella che stiamo guardando adesso. Quindi che cos'è? SAS poi c'è ASBS, se non vado errato, ho sbagliato qualcosa di sicuro, ASBS e Epsilon. Ok, è con altre lettere naturalmente la stessa grammatica che abbiamo. Allora, il primo passo di questo esercizio è quello di capire che il linguaggio genera quella grammatica. In un certo senso questo esempio qui già dovrebbe suggerirlo un pochino, no? C'è qualcuno che può dirmi? Quindi L, S è uguale a che cosa? Naturalmente W sarà in A, B, non c'è dubbio, per, visto che la stringa vuota ci deve essere, e poi c'è bisogno di qualche altra restrizione, d'accordo? Perché abbiamo visto qui, non tutte le stringhe funzionano naturalmente, alcune funzionano e altre no. Ho bisogno di una cosa intellegibile. Se... no, non basta. Non basta. Cioè, aspetta, eh. Allora, questo non va, eppure entrambe le E sono precedute da una I. Ecco, questo già comincia a essere un pochino meglio. Ok, cioè ok, sì, va bene, sì, il concetto è quello, diciamo c'è una maniera di descriverlo forse un pochino più sintetica, non so, almeno secondo me è più chiara, ed è la seguente, che poi è data qui nell'esercizio, non è che me la sto inventando io. Ogni prefisso di W deve avere più A di B. Ogni prefisso. Adesso lo scrivo. Quindi ogni prefisso di W deve avere più A di B. D'accordo? Allora, quindi vediamo un po', per esempio, questa qui, che succede? I ovviamente va bene, I sarebbe A e E sarebbe B, d'accordo? I va bene, I E va bene, I E non va bene, perché è un prefisso, l'intera stringa, che ha più B di A.
più else di if, insomma, in questo esempio. Ok? Quindi questa è la definizione proposta dall'esercizio. Dai. Non si può verificare il caso in cui il numero di asse è uguale al numero di bit? Certo. Perché? Quindi no? Deve avere al più. Ah, aspetta, per fisica deve avere... Ah, sì, hai ragione. Al più. Hai ragione, hai ragione. Al più. Scusatemi. Sì. Non sono neanche capace di copiare. In effetti nel testo c'è scritto almeno tanti A quanti B. Comunque al più A di B. Non è italiano questo. Scusate. Almeno tanti A quanti B. Ok, grazie dell'osservazione. Ok, adesso è anche italiano più o meno. Siamo d'accordo? Allora, quindi che cosa possiamo fare come esercizio? Naturalmente l'esercizio 5.4.2 chiede di dimostrare che la grammatica, questa, effettivamente genera questo linguaggio qua. D'accordo? Quindi dimostrarla formalmente, cioè con induzione. Come al solito abbiamo bisogno di due parti, d'accordo? Quindi chiamiamo questa cosa L semplicemente e noi vogliamo dimostrare che LS di questa roba qua, LS è uguale ad L. E quindi LS, quindi vogliamo dimostrare, è uguale ad L. E quindi che cosa dobbiamo fare? Beh, le due direzioni sono naturalmente questa qui, d'accordo? Queste due qui. E naturalmente, come sempre, fino adesso, la parte semplice è la prima, cioè quella di dimostrare che tutto quello che c'è qui, che viene generato, insomma, è anche in L, soddisfa la proprietà. Poi c'è la seconda parte, che è quella più noiosa. D'accordo? Ormai ci siamo abituati che è così e quindi non ci stupirà. Credo di non avere più bisogno di questo. Allora, quindi che cosa succede? Facciamo la dimostrazione della prima parte. Quindi vogliamo dimostrare che LS è contenuta dentro L. Quindi facciamo un'induzione e visto che partiamo dalle stringhe generate possiamo fare un'induzione sulla lunghezza, direi, è meglio che guardi come l'ho fatta, ok. Lunghezza della derivazione, sì. E quindi la base sarà 1, base, lunghezza 1, e la lunghezza 1 prevede solamente S, quindi S epsilon, d'accordo? Questa è la derivazione di lunghezza 1 e quindi che cosa succede? Beh, abbiamo detto che W appartiene a questo, quindi ovviamente epsilon appartiene a L, quindi siamo a posto. Ok? Poi c'è il passo induttivo. Quindi cosa facciamo? Consideriamo S freccia n più 1, diciamo, W, d'accordo? Quindi una derivazione di n più 1 passi, che deriva W, e assumiamo che per le derivazioni più corte, valga
l'ipotesi. Ok? Vaga l'ipotesi. Allora, cosa succede? Quindi, il primo passo sarà o questo, naturalmente, AS, da cui poi con N successivi passi deriveremo quindi W, che sarà naturalmente uguale ad A, W', ok? Quindi ho due possibilità di inizio, o questa, sto considerando la prima, d'accordo? Quindi il primo passo è AS, dopodiché naturalmente in N ulteriori passi arriverò a generare W, questa è l'ipotesi, no? La derivazione che stiamo considerando, e W naturalmente avrà la forma AW', perché A ci deve essere, l'abbiamo generato qui al primo passo, c'è per forza, d'accordo? Quindi in particolare che cosa succede? Che questo S qui naturalmente in N passi genera W'. E visto che si tratta di N passi, rientra nell'ipotesi induttiva. D'accordo? Quindi significa che per ipotesi lo scrivo, per ipotesi induttiva, W' appartiene ad L, che significa che soddisfa questa proprietà qua. D'accordo? Ok? Cioè tutti i suoi prefissi hanno un numero di A almeno pari al numero di B. Ok? Allora a questo punto basta osservare, quindi osserviamo che allora A W' appartiene ad L, perché se già W' appartiene ad L, come abbiamo visto, se ci aggiungiamo un A all'inizio, a maggior ragione apparterà ad L, d'accordo? Perché la richiesta per appartenere a L è che in ogni prefisso ci siano almeno tanti A di quanti sono i B. Se noi aggiungiamo all'inizio un A, chiaramente ha una stringa che già soddisfa questa proprietà, chiaramente la soddisferemo ancora di più. È un A di troppo in un certo senso, d'accordo? È un A di troppo. Quindi è come se avessimo I, E, nell'esempio di prima, if, else, e ci aggiungiamo un I davanti. Che troppa grazia, insomma, no? È chiaro che questa cosa è vera, d'accordo? Siete... Ok, quindi adesso vediamo il secondo caso, quindi qui dovrei mettere I. Quindi II, quindi il primo passo adesso è quell'altra produzione AS, BS. E poi qui naturalmente W. W e questo W naturalmente, scusatemi, in N passi, naturalmente, e questo W naturalmente che cosa sarà? Beh, sarà costituito da il primo A, che ci deve essere per forza, un W primo, seguito da B, seguito da W secondo. Naturalmente, d'accordo? Con S, questo S qui, che produce W primo, in qualcosa di, d'accordo? Con M minore di N, minore o uguale di N, diciamo. Passi, genererà W primo, e S con un numero R minore o uguale di N, passi, genererà W secondo. Ok? Ci siete? Quindi questo è l'A e il B che ho generato al primo passo. Questo primo S mi genererà questo W primo. Potrebbe essere vuoto naturalmente, perché S può generare anche la stringa vuota, quindi non c'è nessun problema a quello, ma certamente che cosa succede? Che il primo S con un numero di passi qualsiasi M minore o uguale di N però deve generare W' e la stessa cosa il secondo S qui
dovrà generare sempre con un numero di passi R minore o uguale di N, dovrà generare W secondo. N più 1 passi, ok, no, certo, in questo modo ci sono delle possibilità di, diciamo, di sforare, capito? Ma noi stiamo facendo una, cioè il vostro compagno fa un'osservazione giusta, ma comunque, diciamo, non proprio giusta, ecco, mettiamola così, nel senso che noi, allora, adesso vogliamo usare l'ipotesi induttiva qui, d'accordo? Il vostro compagno fa questa osservazione, che visto che questa derivazione qui ha n passi, l'm e l'r devono essere, avere una somma pari ad n, d'accordo? Ok? È vero, questo? Assolutamente vero, ha ragione, completamente ragione. Devono avere una somma pari, d'accordo? Ad n. E le due condizioni che ho messo io lasciano la possibilità che la somma di m ed r sfori rispetto ad n, d'accordo? Però d'altra parte io voglio fare una dimostrazione che, diciamo, considerando ciascuna di queste separatamente, non mi interessa niente se hanno il numero di passi di una e dell'altra, devono dare una certa somma, non mi interessa niente. E d'altra parte la prima potrebbe dare, d'accordo? La prima potrebbe dare come somma addirittura n-1 e la seconda, capito? Oppure potrebbero essere n mezzi, quindi io voglio considerare in un colpo solo tutte le possibilità, non, d'accordo? D'accordo? Quindi la somma di m più r per la verità non mi interessa, mi interessa qualunque sia m, qualunque sia r, le cose devono andare bene, d'accordo? Potrei essere un po' più preciso perché entrambe devono essere almeno 1, quindi in effetti potrei dire qualcosa qui, minore, uguale, qualcosa, insomma, beh, però rischio di complicarmi la vita per una cosa che non serve a niente, d'accordo? Perché che cosa vogliamo dimostrare, come vogliamo usare queste cose? Per ipotesi induttiva, d'accordo? Quindi l'ipotesi induttiva mi dice che, siete d'accordo? In ogni caso siamo più piccoli o uguali di n, quindi l'ipotesi induttiva si applica. Ok, ci siete? Ho confuso tutti con questa roba? Nessuno? Va bene, allora noi vogliamo riuscire a essere in grado di applicare l'ipotesi induttiva, questa è l'unica cosa che ci interessa, d'accordo? La somma di m ed r, sono d'accordo col vostro compagno, è uguale ad n, ma non mi serve questo fatto, d'accordo? Semmai mi complica la vita, ok? Quindi, cosa significa, visto che sono più piccoli o uguali di n, quindi per ipotesi induttiva, quindi W' appartiene ad L e W' appartiene ad L. Ok? Tutte e due. Allora a questo punto dobbiamo ragionare su questo. Diciamo tutti i prefissi, allora va bene, A W', B W', d'accordo? Questa è l'intera stringa W. Voglio dimostrare che W appartiene ad L, d'accordo? Lo scrivo. A questo punto voglio dimostrare che W appartiene ad L. E come faccio? Considero tutti i prefissi. Tutti i prefissi di W. E naturalmente per ciascuno di essi devo dimostrare che vale la proprietà. D'accordo? Ok? Allora, tutti i prefissi. Cominciamo dal primo, quello più idiota. Vabbè, epsilon è anche lui un prefisso, ma insomma, funziona, non c'è niente.
prefisso che consiste di A da solo, ovviamente soddisfa, stiamo a posto, d'accordo? Poi abbiamo A e un prefisso seguito da un prefisso di qualunque di W', il primo pezzetto qua. Allora W' appartiene ad L, eh? Siamo quindi nel primo caso, siamo d'accordo? Troppa grazia Sant'Antonio, abbiamo già W' che sta in L, ci aggiungiamo A all'inizio, cavolo, cioè proprio di brutto. Quindi, ok, è facile, ok? Quindi, quindi siamo arrivati ad A, W', tutto il prefisso. Adesso c'è il momento della verità, in effetti, il toro sta per incornarci. A, W', B, d'accordo? A, W', B. Allora, che cosa succede? Dobbiamo ragionare in questa maniera. Questo B ci potrebbe fregare. E quando è che ci potrebbe fregare? Ci potrebbe fregare quando il numero di A e B nella prima parte fosse esattamente identico, quindi qui avrei un B di troppo. Ma il ragionamento che abbiamo appena fatto ci dice che non può essere vero, perché il numero di A e B può essere al massimo uguale dentro W', poi abbiamo un A all'inizio e quindi c'è certamente almeno un A in più dei B. Quindi questo B matcha questo A se va male. Ok? E infatti è esattamente, vedete, siamo nel caso in cui stiamo applicando proprio questa soluzione qui, in qualche modo. Quindi intuitivamente. Ok? Quindi anche questo va bene, dopodiché ci restano naturalmente A, W', B e poi un prefisso di qualunque di W', ma lì di nuovo siamo d'accordo? Quindi abbiamo che A, W', B è certamente in L, seguito da un prefisso che pure lui è certamente in L, d'accordo? Per ipotesi induttiva, perché W', e quindi anche l'ultima cosa funziona, d'accordo? Attenzione, è semplice, ma non è poi così semplice. Però bisogna fare le cose per bene, in ordine, considerare tutti i prefissi, non dire si vede. D'accordo? Si vede, non vale. Bisogna... ok, quindi spero che sia chiaro. Quindi a questo punto abbiamo finito la dimostrazione, perché abbiamo finito i due casi del passo induttivo e siamo a posto. Ok? Quello dell'epsilon non lo facciamo perché... L'abbiamo fatto nella base. L'abbiamo fatto nella base l'epsilon. Adesso se generiamo una stringa con un numero di passi superiore a 1, non possiamo usare l'epsilon come primo passo, dobbiamo usare per forza o questa o questa, e infatti le abbiamo considerate entrambe. D'accordo? Allora, questa è la direzione facile, relativamente, d'accordo? Allora, la direzione difficile naturalmente è quell'altra, quindi devo prendere una qualunque stringa dentro L e dimostrare che la nostra grammatica la possa generare. E non è banale, non è banale, non è banale, e spero che vi ricordi un pochino l'esercizio che abbiamo visto anche ieri, delle stringhe che hanno un numero di zeri doppio rispetto al numero di uni, vi ricordate? E aveva... no? Non vi ricordate? Abbiamo fatto questa grammatica che dice, allora S diventa S0, 1, 0, con gli S in mezzo dappertutto, d'accordo? E tutte le tre possibilità, 100, 010, 001, tutte quante avevamo tre produzioni. E anche lì ci siamo trovati un pochino nei guai, e qui è la stessa cosa, succede, d'accordo? Allora, se io considero qui, quindi L è incluso in LS, questa parte qui, quindi la seconda, quella difficile, allora devo prendere una W, devo ragionare dentro a L e dimostrare che sta anche qua. Induzione sulla lunghezza di W, se è 0 è facile,
se non è 0 non è facile, quindi prendiamo W più grande di 0, d'accordo? Come lunghezza più grande di 0. E come vorremmo ragionare? Beh, fondamentalmente noi vorremmo che W potesse essere uguale a qualche cosa di tipo W' a W', B, ecco, qualcosa del genere, e magari W', che ne so io, W', qualcosa del genere. Cioè vorremmo riuscire a individuare A, B, in modo tale che se noi li togliessimo, quello che ci resterebbe sarebbe una stringa di nuovo in L, su cui potremmo usare l'ipotesi induttiva che si è generata dalla nostra grammatica, d'accordo? E poi da questo riuscire a dimostrare che anche tutta W è, ok? Quindi il punto essenziale è trovare un A e un B che si possono togliere intuitivamente, mantenendo una stringa che sia dentro a L ancora. Ok? Allora, io vi do, come per l'altra volta, un suggerimento. Poi, dopo i compitini, quando ci rivedremo, vediamo insieme le prove finali, diciamo, complete di questa roba. Però, pensateci, non fa male, insomma. Allora, suggerimento. Allora, una cosa noi la sappiamo, che tutte le stringhe che stanno in L cominciano con A. È vero, eh? Quindi certamente W è uguale ad A W', sicuro, se non è vuota, sicuro. Allora, adesso che cosa devo fare io? Fondamentalmente devo percorrere W' cercando il primo B, d'accordo? Che dà certe proprietà. Cioè che in qualche modo intuitivamente, dove l'ho fatta prima la faccenda, accidentaccio, no. Allora, che in qualche modo dà esattamente, d'accordo, fa match con il primo A. Cosa voglio dire con questo? Che se io parto dal primo A e comincio a percorrere W', d'accordo? Io devo guardare tutti i B che incontro e chiedermi se quel B che sto incontrando ha veramente bisogno di quell'A per appartenere a L. Mi spiego? Non mi sono spiegato? Ok, quindi lo ripeto. Fermo il primo A, che è lì, è il primo, e lo fermo. Poi percorro W'. E considero tutti i B che incontro, d'accordo? E voglio individuare il primo B che ha veramente bisogno del primo A che ho fermato, perché se il primo A non ci fosse, allora la stringa non sarebbe dentro a L. Ok? Quello è il B che matcha là all'inizio. E la cosa interessante è che quello che c'è tra questo A e questo B deve essere dentro L, perché fino a lì andava tutto bene, quello è il primo B che mi fa andare in crisi, d'accordo? Quindi da A a B, e dopo alla destra di quel B che ho trovato, beh, se ci pensate su un secondo, deve essere ancora vero anche lì. Ok? Quindi questo è il suggerimento, cercate il B, ok? Cercate il B e avete la chiave per fare la dimostrazione anche di questa parte qua, più o meno, sì, anzi, senza il più o meno. D'accordo? Comunque, cercate di farlo, è il mio consiglio, poi vedete voi. Allora, ho un altro esercizio più semplice.
Beh, questo doveva servire per il compitino, quindi facciamo esercizi, non dovete lamentarvi, credo, no? Ok? Poi andiamo tutti a casa. Allora, l'esercizio è semplice. Considerate questa grammatica qua. E ditemi qual è il linguaggio generato da questa grammatica. Quindi la domanda è: che linguaggio genera? Quindi allora l'idea è di scrivere qui un W tale che naturalmente deve appartenere a ABC, su questo non c'è dubbio, quindi W ABC stella. Stella perché comunque può generare epsilon, quindi c'è anche la stringa vuota, e poi qui ci devono essere delle altre informazioni, restrizioni naturalmente. Dopodiché, una volta che uno ha un'idea, diciamo, di che cosa viene generato dalla grammatica, resta comunque da dimostrare che effettivamente sia così, d'accordo? Cioè bisogna dimostrare che questo linguaggio qui è esattamente identico a questo, e come al solito ci sono due metà, entrambe per induzione, d'accordo? Quindi simile a quello che abbiamo fatto adesso, d'accordo? Però la prima domanda è, dovete dire voi che linguaggio genera? Qual è la condizione qui da sostituire ai puntini puntini? Sì, può essere sicuramente, sì, può essere, senza alcun dubbio. Quindi W uguale a N BM CN non è proprio così, non è proprio giusto. Il numero delle A è uguale alla somma del numero. Sì, ho capito. Ho capito. Il problema è che quello che tu dici non è questo, è una cosa molto più generica, d'accordo? Quindi ci avevi preso a metà. In un certo senso, però l'idea è assolutamente giusta. Il punto essenziale però è che tutte le A sono insieme, tutte le B sono insieme, tutte le C sono insieme, ok? Non possono essere mescolate, perché se tu mi dici le stringhe tali che il numero degli A è pari al numero dei B e dei C, significa che sono mescolati, ci possono essere tutti gli A in fondo, ok? Mentre qui no. Ok, quindi A questa forma qui e N deve essere uguale a, aspetta, ecco, è giusto questa cosa? Sì, è giusto. N deve essere uguale a M più K. Ok, quindi diciamo l'idea della somma era assolutamente giusta. In più c'è il fatto che sono tutte suddivise, diciamo, le tre parti. Ok, quindi il vostro compagno ha più o meno indovinato, però non è che l'esercizio sia finito, bisogna dimostrare che questa grammatica genera effettivamente questo linguaggio, d'accordo? E quindi c'è bisogno di una prova induttiva e quindi la lascio a voi naturalmente, ne abbiamo già viste parecchie di prove induttive, ecco. Ok? Non è che questa sia più difficile delle altre. Allora, in questi giorni noi di esercizi ne abbiamo visti parecchi, mi hanno chiesto ci sarà un esercizio sugli alberi, è possibile che ci sia qualcosa anche sugli alberi, non mi sembra che sia un concetto così stratosferico che abbiamo bisogno di chissà quante giornate per digerire gli alberi, insomma gli alberi sono una cosa molto, d'accordo? È possibile, comunque certamente diciamo ci sarà una grammatica, ci sarà probabilmente una prova induttiva, qualche cosa del genere, insomma ecco. Ah, non è vero, l'ho finita. Ah, la seconda parte, sì, certo, scusami, la seconda metà, quella difficile. È perché è difficile.
Cioè io vi ho dato dei suggerimenti per cercare di fare in modo che lo facciate voi e ho promesso che dopo la settimana di interruzione le faremo insieme completamente, questo è quello che ho promesso. Quindi se la domanda è ci sarà una seconda parte difficile nel compitino, la risposta è no, ovviamente. Probabilmente ci sarà una prima parte, quella sì. Poi nel compito finale ci sarà pure la seconda parte. Ok, vabbè. Se non ci sono domande ci vediamo lunedì. Allora mi raccomando, LUM e 1C150 alle aule. Alle 13:10 per piacere.